Queste animazioni sono realizzate da straordinari talenti dei quali siamo molto orgogliosi. Sono giovani e autrici e autori che provengono in realtà da tutto il mondo, perché sono in molti casi nativi della Sardegna che sono partiti da giovanissimi per studiare all'estero e un po' costretti dal Covid, ma in molti casi facilitati dalla creazione di questo progetto denominato NAS, Nuova Animazione in Sardegna, New Animation in Sardegna, che è stata una sfida progettuale, credo vinta fino ad ora, e è diventata in realtà una grande opportunità di ritorno. Siamo una regione che va in controtendenza, i cervelli in fuga non rientrano per necessità, ma perché le condizioni di lavoro nella propria regione di origine sono eccellenti e crediamo si possa difendere anche una diversa logica produttiva intorno alla produzione di un'animazione che nasce dentro un vero e proprio laboratorio pubblico di formazione e di produzione. Per la Sardegna Film Commission questo è un grandissimo esempio di come si possa fare squadra tra pubblico e privato. Il nostro partner è una grossa azienda internazionale posizionata in Nord America che produce software di innovazione legata all'animazione 2D. Ma i talenti vengono davvero con grande disponibilità e credo capacità innovativa dalle parti più disparate della nostra isola. L'assessore poc'anzi, palesando tutto il suo orgoglio, ha detto: se non ci fosse Sardegna Film Commission, bisognerebbe inventarlo. Beh, questo è un importante obiettivo raggiunto. Per lavorare con costanza in una logica contadina, dove chi semina sa quanto sia complesso, esiga attenzione, costanza e premura, la cura dell'irrigazione quotidiana, del nutrimento e arricchimento del terreno, anche della costituzione delle migliori condizioni di dialogo con l'ambiente circostante, per restare in una dimensione comparativa botanica anche delle altre comunità viventi intorno al nostro orto che cresce, che si espande, che diventa un vero e proprio ecosistema. Sicuramente l'ultimo tassello che si accorge di questo spesso è la parte che si deve poi occupare di riscrivere le regole della convivenza civile, dell'orientamento degli investimenti di capitale e quindi che la politica riconosca quanto una sua creazione come un ente di servizio e di servizio pubblico stia effettivamente modificando le condizioni di produttività della regione, questo è un risultato straordinario, ne siamo molto orgogliosi. Brividi e profumi di Los Angeles, che dire? Siamo appena tornati da un assaggio del tour internazionale di una grossa produzione internazionale ancora embargata che vedremo perché pone al centro della narrazione di una grande fiaba molto conosciuta nel mondo, dove il protagonista è una giovane adolescente ribelle che decide di cambiare vita radicalmente, addirittura arrivando ad una assoluta trasformazione fisica per amore. È un po', la chiamiamo, una ribelle del presente che decide di abbandonare il mondo sicuro nel quale era stata cresciuta e prova a cambiare completamente abito, a cambiare addirittura corpo. E questa storia, che è stata per noi una sfida produttiva molto complessa, con una troupe di oltre 700 persone che hanno abitato produttivamente il nord dell'isola per oltre 2 mesi e mezzo, è una sfida che adesso andrà ad incontrare il pubblico, offrendoci sembra una storia contemporanea molto attualizzata, anche con qualche perla di orgoglio sardo, non solo perché è ambientata in una cornice spettacolare, dorata di straordinari tramonti e ricchissime scogliere, ma anche di tanti percorsi così selvaggi dentro una natura molto molto evocativa.
ma anche perché ha, nella versione italiana che verrà presentata il 24 nelle sale di tutto il mondo, un interprete musicale hip hop molto giovane, molto conosciuto, che partecipa nei grandi contest europei e che è di Orosei. Quindi possiamo spoilerare, dai. Possiamo spoilerare che la star che si occupa di uno dei personaggi di questo film è Mahmood, molto amato dai più giovani, e a breve vedremo questa piccola giovane sirena che attraversa i mari della Sardegna e del mondo. E quando i brividi hanno attraversato la tua pelle sul trailer, quando è andato in onda il trailer a Los Angeles? Ma siamo stati molto emozionati perché Hollywood riconosce la forza dei professionisti che lavorano nella nostra terra, riconosce la nostra capacità attrattiva, ma anche la nostra capacità di accoglienza, che non è più solo una capacità di accoglienza alberghiera, ma è diventata un'accoglienza di ecosistema produttivo che quindi conosce il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo di altissima profilatura, che riesce ad attrarre anche le migliori condizioni per un prodotto che non finisce nell'essere girato, ma che poi può filiare e generare tantissimi risultati nel medio-lungo periodo. Quindi viva la Sardegna come terra dell'audiovisivo e del cinema, viva ovviamente l'Italia, perché noi siamo ancora una volta l'esempio di quanto il genio del Made in Italy possa conquistare e sedurre le personalità creative di tutto il mondo, e soprattutto speriamo viva i tanti artisti, produttori e investitori che crederanno come noi nella nostra terra. Ma che decennale abbiamo festeggiato quest'anno? Abbiamo festeggiato un decennale che sembrava di una sfida impossibile e che invece si è rivelato un lavoro molto meticoloso, molto appassionato e davvero un grande lavoro di squadra. Dalle arene affollate nel tour gallurese per il Muto di Gallura, che rappresenta in maniera plastica proprio la filiera, cioè che poi è il mantra di Sardegna Film Commission, cioè attivare magari da un romanzo, se esiste, il Muto di Gallura di Enrico Costa, sino alla truccatrice, è il massimo, tutto made in Sardegna. E adesso quello che tu dici è tanto vero, che la nuova stagione ha dei talenti ancora sconosciuti, penso per esempio a Paolo Pisanu, che è in sala adesso con un'opera straordinaria, molto drammatica ma altrettanto sfidante per il pubblico, come Tutti i cani muoiono soli, o penso alla Terra delle donne, un film molto ambizioso scritto da una giovane attrice e interprete del film, Paola Sini, che è anche produttrice del film e che in oltre 9 anni di progetto è riuscita a creare un miracolo internazionale che sicuramente piacerà, da quanto già sappiamo rispetto alle prevendite e alle uscite in sala, piacerà tantissimo al pubblico internazionale. E infine, per raccogliere un po' gli umori, i confronti anche con il mondo della letteratura, della cultura tutto tondo, nel paradiso dell'editoria italiana e internazionale qui a Torino, insomma anche Film Commission si è misurata con una prova organizzativa di non poco conto. Certo, noi siamo molto convinti che l'apporto che chi produce cinema audiovisivo, che è poi un evento di larghissima scala, molto articolato e complesso, sia ormai un apporto necessario per una manifestazione di questa entità, dove vediamo continuamente l'interazione dei vari livelli di codici espressivi, di piattaforme, di esigenze di pubblici che cambiano straordinariamente. Credo che anche la nostra posizione nel salone sia eccellente, siamo circondati dalle piattaforme del formato verticale breve, dai grandi editori della tradizione della letteratura e dell'editoria italiana, ma anche dallo sforzo che tante altre regioni come noi fanno per promuovere in maniera originale e davvero con grande coraggio non solo i contenuti ma anche gli autori, e questo in una dimensione di grande sperimentazione narrativa, estetica e produttiva è un risultato eccellente. Ci piace che sia finalmente entrato anche nella conversazione del Salone il tema della sostenibilità economica, ambientale e sociale dei modelli pubblici e privati. Questo è un livello che ovviamente oggi rende, credo, tutti coloro che come noi hanno investito da subito in un ragionamento molto controcorrente sulla sostenibilità, sia questo un altro risultato raggiunto da celebrare.